Allora, quante gente abbiamo? Abbiamo un lavoratore libero e iniziamo a dare l'ordine di fare le case, ragazzi. Alloggio, casa di paglia, no, casa di paglia no, casa di legno. Capanna di legno, che è una merda, però non interessa, facciamo queste di qua. In salita te la faccio pure. Più ne faccio, ragazzi, meglio è. Tanto le risorse ci sono. Falla qui, dai, falla qui che c'è l'angolo. Una lì. Ovviamente anche le case, ragazzi, se distribuite in maniera corretta, ci danno la possibilità di distribuire bene la civiltà. Sono un buon manager, oggi la chat è più viva. Vai così, Matteo, dai. Su, ti voglio attivo. Vai che presto, forse poi stai per entrare nelle mie grazie e diventi moderatore. Dai, ti faccio sto regalo. Dopotutto te lo sei meritato. Anche perché gli altri moderatori non viene nessuno, ragazzi. Ho tre moderatori, ultimamente sono tutti e tre in crisi scolastica. Urrà! Ma si possono creare le mura? Le palizzate di legno si possono creare. È un villaggio, non è che possiamo costruire una fortezza. Ok, siamo di nuovo senza cibo. Vediamo se. Ah, ecco, lei l'ha portato. Cioè, produciamo di più latte che carne. Ancora mi manca un maialino per iniziare a produrre carne anche da questo insediamento maialoso. E poi facciamo le pecore, ragazzi. Gli allevamenti delle pecore. Poi viene King Kong e lo butta giù. E sì, è un attacco dei giganti. Ma in che era è? È intorno al XIV secolo. XIII-XIV secolo. Pieno medioevo. Anch'io ci entreranno in crisi scolastica. Ci entrerai anche tu. Vabbè. Spero più tardi possibile, amico mio. Devo iniziare a pensare a fare l'erboristeria, ragazzi. L'erboristeria, ragazzi, è importante perché presto i miei abitanti si ammaleranno. Non è che gliela mando io, però è normale, ragazzi, si ammaleranno perché ci sarà il freddo, arriverà il gelo. Quanta gente abbiamo? Allora, ok, abbiamo fatto una nuova casa. Vediamo se si dividono quelli all'interno della le case di legno. Ecco, si stanno trasferendo nella capanna. Così possono fare un po' di figliocci. Qua sono 3, 1, qua l'ha lasciato la famiglia. Ha lasciato suo marito e se n'è andato con l'altro. Maledetta Rosalie. Niente, ci sono pure i divorzi, ragazzi. Sono 3 qua, uno da solo qua. Povero Beval, è rimasto da solo. Che dio. Ma se ne vedono, non c'è educazione più, ragazzi. Ti ricordo che non si vendono le medicine, sì, ma io non le vendo, se le producono loro, se la vedono loro, non mi interessa. Devo usare la mascherina a distanza, distanziamenti potrebbe funzionare, che comunque le casette non sono così vicine, qua ce l'hanno 2 metri di distanza, ce li hanno. Comunque siamo senza cibo, vediamo se riesce a fare dei miracoli sto collettore a portare un po' di funghi, veramente. Quelli stanno recuperando il legname, che lo portano qui. Vedete quanto legname c'è? 40. Poi farò la segheria, senza l'oculista. E devo iniziare a recuperare un po' di pietra, raga. Per forza. Visto che il legname c'è, facciamo l'unico lavoratore libero, lo mandiamo alla miniera, che recupererà qualcosina e la porterà in questo magazzino qua. Mi serve la pietra. Mi serve la pietra. Certo, si sono stoppate ste case, perché dovevo farle, però. Ma per adesso va bene così. In cosa sei diplomato? Io sono ragioniere. Quindi a me ne conti, in minima parte riesco a farmeli. Madonna. Quanta matematica mi scrivi, Davids? Stavo pensando di fare un altro allevamento. Il cibo recuperato, a differenza del pesce, ragazzi, ci impiegano molto più tempo. Ok, 11 maiali, ora uno lo ammazza. Mi ha portato
Ora. I maiali, ragazzi, ne vogliono di più. Producono meno carne. E in più non hanno l'alternativa del latte come la, appunto, la mucca. Certo, è un po' difficile trovare le mucche. Magari divido questo allevamento, ne faccio due, però devo stoppare il cibo. Che fino a quando non raggiunge il massimo della capienza, ragazzi, non li macellano gli animali. Signora, i limoni! Signora! Ragionier Nicron, eh. Più Fantozzi che Nicron. Ah, i conti li ho fatti bene, raga. Adesso dobbiamo. Ci abbiamo due persone che stanno morendo di malattia. Se non si fa sto capanno, siamo nella ceppola. Quindi quello sta portando un po' di pietra. Un po' di. Vabbè, questo lo manda a casa. Almeno così inizierà finalmente a portare i tronchi per completare queste strutture. E poi infine. Però il tema ancora, ragazzi, non moriranno presto. Almeno fino a quando ci ho giocato ieri sera, con poco. Sopravvivevano ugualmente. Anche se ed erano ammalati per lungo tempo. Peccato che abbiamo pochissimo cibo. Faccio un look down. Sì, attiverò quei comandi, ragazzi, promesso. Saranno esclusivi magari ai VIP e agli abbonati, però farò un sacco di comandi divertentissimi legati a comunque il mio mondo, eh. Non saranno trash al massimo, però comunque legati a Stronghold, le varie battute classiche che trovate nelle mie live. Ce ne saranno, alcune fatte anche dal sottoscritto con la mia voce. Io, lì raggiungeremo livelli epici di trash. Ne ho proprio la sicurezza matematica. Allora, è arrivato il tizio mercante che mi dà del pane. Ne compro 10. Gli devo dare 20. Gli do in cambio le erbe aromatiche. Così nel frattempo recupero anche 4 d'argento. Se abbiamo un po' di cibo, abbiamo il pane. Vediamo se aumenta la felicità. Perché dice può essere aumentato con pane, alcol e preghiera. Wow. La felicità aumenta col pane, con l'alcol e la preghiera. Ricordatevelo sempre. Cosa vuol dire un indiane per sempre cosa fa? Non ho capito. Come cazzarola ti esprimi, Matteo? Non ti capisco. Cosa vuol dire un. C'è la religione? Sì, c'è la religione. Posso costruire le case. C'è la chiesa. Anche a me c'è la gente impazzita. Nome utente, Madonna. Più striminzito, così perdo meno tempo. Ti racconto una storia di montagne che non ricordo, ma se ti ho detto non mi ricordo di te e che non mi ricordo di aver fatto un buon lavoro, che non mi ricordo di aver fatto un buon lavoro, che non mi ricordo di aver fatto un buon lavoro e che non mi ricordo. Quando scrivo a caso sulla tastiera, sei un pazzo, sei un pazzo. Cosa vuol dire un cinghiale per sempre? Se sei. Questo qua mi cadi proprio sul a fagiolo, eh. Un cinghiale per sempre, perché chi conosce la mia avventura su stream, qui su Twitch, sa benissimo che i cinghiali sono sempre in giro per la mappa. Su Bannerlord, in Crash, anche in questo gioco abbiamo trovato i cinghiali. Quindi un cinghiale sempre per sempre riscatti per ricordare appunto che in live si è riscontrato un cinghiale disponibile sulla mappa. Nicron domanda, ma è semplice installare il sistema operativo? Direi di sì. Per me che ho formato PC dai tempi di Windows 98, penso proprio di sì. Per me. Poi per gli altri è un po' più complicato. GG non mi dà più i punti Nicron. Premi F5, amico, oppure esce e rientri in live. Grandissima Samasa, lei non basta dirgli nulla, ragazzi. Lei lo sa benissimo perché comunque di cinghiali insieme ne abbiamo visto parecchi in queste live insieme. Che sono carini quei personaggi che hai nome utente, bravo, mi piacciono. Dai, una casa l'abbiamo fatta, ma non arriva altra gente. Si stanno svuotando tutte le capanne, ma non arriva altra gente. E la cosa non è delle migliori. Ok, magari questa l'annullo. Guarda, annulliamola, annulliamola, guarda.
Fanculo. Almeno così iniziamo a fare il capanno del guaritore e ci diamo una mossa. Lavoratori ne abbiamo avuto tanto. Stiamo recuperando un sacco di legna. Gli abitanti, bene o male, con gli avvelenamenti lavorano. Con gli allevamenti, non avvelenamenti. Quando magari, ragazzi, non vedete che i punti si bloccano e semplicemente premete F5, riaggiornate la chat e risolvete il problema. Si sta divertendo nome utente. Di maialini ne abbiamo un bel po' adesso. Abbiamo recuperato un po' di pelle, che poi faremo, anzi, facciamo anche subito la conceria. Eccolo qui, gliela facciamo di fronte, o la facciamo qui? Falla qui la conceria. Uno. Così metteremo a essiccare le nostre pelli, verranno lavorate e ne otterremo il cuoio. Oh, lui è pieno di emote, nome utente, ma quando me la fai la sub al canale? Stiamo ricercando, ragazzi, lo chiedo a tutti, delle sub per il canale, per incrementare il nostro, le nostre sub mensili, perché ho in mente di fare un bel giveaway fine mese legato alla possibilità di vincere una key di Steam del valore di 60 euro, quindi non è male, non è male. Sapete, sai, quando volevo fare il giveaway, quello mensile che poi era legato a quello settimanale che poi alla fine è andato a puttane. Ok, quello lì. Se continuiamo a migliorarci, a portare altre sub, non dico tanto, ma almeno raggiungere 25 sub mensili, l'idea è fattibile, ragazzi. Niente, l'abbiamo perso, non mi utente, neanche mi ascolta più. Se vuoi ti spiego velocemente, bimba dolce, cosa significa. Il giveaway sono altro che dei regali, dei concorsi a premi, un po' come il bingo, un po' come la lotteria, la tombola. In questa maniera, fatto in live, quindi con estrazione tramite live, però ovviamente il concorso a premi è realizzato da voi, cioè nel senso che voi, gli abbonati che mi supportate nelle live con la vostra percentuale, cioè sarebbe appunto la donazione o comunque le sub, le prime, chiamateli come volete. Vado a fare prima tutto il guaritore, altrimenti la gente qui mi muore. Dicevo, mentre voi donate in quella maniera, tutto quello che voi donate a me in quel caso ritornerà indietro a voi tramite possibilità di vincere una key importante. Una key sarebbe una key di Steam, quindi di un gioco per chi partecipa a Steam, altrimenti anche di altre piattaforme, quello dipende da voi, anche magari una gift card, un buono Steam, un buono Media World, ciò che vuoi, un buono Amazon ad esempio, no? L'importante è che poi chiunque può spendere come meglio desidera. Quel buono lì ovviamente ritornerà a voi sotto forma del vincitore, probabile vincitore. Spero di essermi spiegato alla grande. Almeno lo spero. Ecco un altro maialino che lo catturo, visto che si trova anche in zona, lo becco. Me lo vado a pappare subito. Vedi, guarda come si è preso questo. È pappato subito il maialino. Vieni, maialino, che muori. No, mio tende, sono povero. Prima domanda di oggi. Qual è il mondo più alto del mondo? Monte Bianco, l'Etna, l'Everest o il K2? Paolo mi dice io no, non so che cosa era legato, forse alla risposta di Matteo che è povero. Non ho saputo resistere. Troppo complicato su Twitch, ci sono un sacco di cose meccaniche, però guarda, io vedo che te comunque hai Prime, perché comunque ti dà la coroncina nel tuo nick, quindi hai Prime. Quindi non so a chi stai donando la tua sub, forse a The Glorious, immagino.
Comunque, ragazzi, il problema è che non arriva gente in città, cazzarola. Siamo rimasti in 6 abitanti e se non arriva nuova gente siamo un po' nella cippola. Comunque, il nostro guaritore sta producendo medicine, quindi non abbiamo ammalati, cosa buona. E adesso vado a realizzare finalmente il maniscalco. Ecco qui il maniscalco, faccio l'ingresso da questo lato. Qui. Ovviamente mi serve gente da mandare dal maniscalco a lavorare. In questo caso, ragazzi, mando a casa i due della guardia forestale. Quindi addio. Tipo Crocetta gli ha tolto il lavoro. Eppure il guaritore. Così abbiamo tre persone da poter utilizzare per recuperare le risorse. Nicron, io TVB, ma sto gioco è troppo noto, non c'è avventura, non c'è guerra. Lo so, carissimo, te l'ho detto, è uno strategico puro. Io più che farvi compagnia con la mia voce, non so che dirvi, ragazzi. Poi è anche, devo dire la verità, è un po' lento, nel senso che comunque i giorni passano molto lentamente, ma questo, ragazzi, è il periodo breve del gioco. Cioè, quello che te lo godi con le costruzioni, facendo crescere il tuo villaggio, ma poi arriverà il freddo, ragazzi. Quando arriverà il freddo, la gente morirà. Ci saranno un sacco di problemi. Quindi, come vedete, la gente si muove. Comunque, ti prometto che è l'ultima live per un po' di tempo su sto gioco. Domani, se non erro, se guardate il calendario, c'è Barnelord, quindi sarà più emozionante. Qui in maniscalco che la sta lavorando. Dobbiamo andare a recuperare un po' di pietra. Ah, qui stanno facendo prima il conciatore. Ok. Andiamo sul race. Dai, a fine live ci andiamo come siamo. Ormai è un come si dice? Ormai è il momento in del canale. Lo faccio tutte le volte, quindi lo farò anche questa volta. Conceria ci dobbiamo mandare qualcuno, però per adesso voglio creare maniscalco. Lo so, non mi utente, ho visto, non appare a nessuno, neanche da smartphone, neanche da PC. Io ce l'ho attiva. Forse non lo so, perché avete partecipato ieri e boh, non lo so da dove farvelo vedere, boh. Un attimo che controllo di nuovo. Vedrete l'immagine scorrere all'infinito, ragazzi, però. Ragazzi, la chiamata alle armi, provate a cliccare sopra Nikron Point, in basso, e dovrebbe essere la prima tra i riscatti, perché non appare in alto, forse perché compare la prima volta, ragazzi, in alto. Poi nei Nikron Point cliccate e vi appare il calderone con scritto chiamata alle armi, gli cliccate e potete tornare. Ecco, ragazzi, è tornata attiva. Grazie mille Paolo. Grazie per i 2000 Nikron Point donati. Ecco, adesso è iniziato. Forse. Cioè, ragazzi, sono i bug di Twitch in questo momento. Quindi, ragazzi, per chi può, raggiungiamo questo obiettivo. Matteo, dico, premi su Nikron Point in basso. Dove fai per riscattare i punti, no? Le richieste. E appare il primo in alto. Chiamata alle armi. Cioè, se è riuscito Paolo, non so perché non riuscite. Pure gli altri, ragazzi, se potete, donate quel che potete. Non vi cambia, non vi costa nulla, dopo tutto. Ok, torniamo al gioco. Ecco, sono andato in mare a farmi il bagnetto. Ma non sono d'accordo con l'altro acquirente che mi ha fatto piacere lavorare in un modo di negozio di abbigliamento di moda, di moda, di moda, di moda, di moda. Sei pericoloso, non mi utente, sei pericoloso.